Buonanotte a tutti. Salve a tutti. Qui mi parla è Claudio Simeoni con Francesco. Parla Francesco. Sì, siamo su Radio Gamma 5. Forse. Perfetto. Provo a parlare sì, adesso. Siamo su Radio Gamma 5. 94 la... FM, trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Ricordiamo i numeri telefonici per quando ci sono le chiamate, 049 700 700. E 049 700 838, gli ultimi 10-15 minuti di trasmissione, vi ricordo sempre. Allora, Francesco, vi ricordo innanzitutto, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Su internet c'è tutto? Su internet c'è tutto, anzi i contatori ormai sono impazziti, non riesco più. No, comunque, a parte il fatto che su internet c'è tutto, ma ostia, sta anche arrivando dall'America, io so cosa ci abbiano in America, Francesco, io veramente sono scioccato, sembra che l'America abbia un'idea che qua ci sia stregheria dappertutto. Sì, sì, no, ma infatti... Non riesco a capire. Sì, sì. Cioè, mi è arrivato un'email dicendo: senti, mi dai gli indirizzi dei negozi di stregheria di Venezia, io faccio un giro in Toscana e in Veneto a Venezia, se mi dai i negozi di stregheria che voglio andare a vederli. Cosa gli dico io a sto disgraziato? Che un altro fia accendono i roghi e ci bruciano? Sì. Cioè, no, veramente. Poi ci sono convegni di c'è stato un convegno in Liguria, no? Dove praticamente c'è stato praticamente un convegno di studiosi, di studiosi e di studi sulla stregoneria. Bene, viene fatto passare come un convegno di streghe, di stregoneria, mentre invece è un convegno sullo studio della stregoneria, sullo studio dell'antropologia. In America non sanno niente. Sì, sì, no, ma tra l'altro, ma basta pensare, cioè, se uno dovesse seguire soltanto sui quotidiani le conversioni in massa al cattolicesimo, che tutti piangono per le persecuzioni fatte alla Chiesa cristiana, che io sinceramente non me ne sono mica accorto, Non so se tu hai visto persecuzioni fatte... Ah, quelle in India? Anche tanto per dire, sul Corriere della Sera in prima pagina, Alberone, ha detto sì, c'è da soffrire perché nel secolo scorso, parla del 1900, la Chiesa è stata perseguitata. Da dove? Da chi? Io non mi sono accorto, ho detto, cioè, non mi hanno detto niente, magari, partecipavo anch'io, casomai. Allucinante. Sì, per esempio, sulla prima pagina, appunto, ho detto perché la Chiesa è stata perseguitata, ha sofferto. E io ho detto, ma... O viviamo su un altro pianeta, su un'altra realtà. Trafficano in schiavi, spacciano eroina, costringono bambini in ginocchio davanti a un povero pazzo e loro sono perseguitati. Sì, certo. Ah, ce l'ho, sai quello che ti avevo promesso. Cosa ti avevo promesso? Ti ricordi? No, allora, no. Te ne dico tante cose. Allora, quando un prete vi dice qualcosa, mente, sapendo di mentire, perché è divina la menzogna. Allora, la menzogna è divina, non lo dico io, lo dico, dice Paolo, nella sua lettera ai Corinti, e dice, ma se la nostra ingiustizia, cioè ammazzare, massacrare, torturare, distruggere, fa risaltare la giustizia di Dio, attenzione, la nostra giustizia fa... Che dedurremo? Dio è forse ingiusto quando scatena la sua ira? Parlo alla maniera umana. No, certo. Altrimenti come potrebbe Dio giudicare il mondo? E se a causa della mia menzogna, dice Paolo, la veracità di Dio rifulge maggiormente a gloria sua, perché io dovrei ancora essere giudicato come peccatore? Meglio. Perché non dovremmo metterci a fare il male perché ne venga il bene? Così alcuni calunniosamente ci accusano di affermare. La condanna di costoro è giusta. Cioè, praticamente qua c'è la sottolineazione, c'è il desiderio di fare della menzogna l'arte con cui la Chiesa Cattolica manifesta il suo pensiero. Attenzione! Dunque dice, e se a causa della mia menzogna la veracità di Dio rifulge maggiormente a gloria sua, perché io dovrei ancora essere giudicato come peccatore? Dunque, io posso mentire, perché così faccio rifulgere Dio, cioè posso mentire, stuprare, uccidere, massacrare, torturare, dire che io non c'entro mica niente, così rifulge la gloria di Dio. Paolo, lettera ai Romani, se volete leggervela. Sì, beh, e che tra l'altro questa è un'applicazione del concetto predicato da Gesù Cristo, cioè non diamo sempre ad attribuire che è una sua interpretazione, che è una sua deformazione, che è una sua falsità, una sua menzogna.
è l'applicazione alla lettera testuale dei dettami di Gesù Cristo. Ed è l'applicazione di Wojtyla e della sua banda di assassini per cui fanno i santi. Perché loro fanno i santi? Perché con la loro azione di perversione hanno fatto esaltare la gloria di Dio. Esatto. D'altronde, così è. Basta. D'altronde, il sistema di misurazione della santità nel cristianesimo è sempre la criminalità della persona. Pensate un po' a quel disgraziato di Padre Pio. Ha messo in ginocchio migliaia e migliaia di persone, ha convinto migliaia e migliaia di persone a credere e a pregare, le ha truffate con le stimate, le ha truffate con l'inganno, con l'imbroglio, imbrogliando soldi, imbrogliando di tutto. E lui viene fatto santo, perché? Perché imbrogliando quelle persone le ha convinte a mettersi in ginocchio a pregare e a elargire naturalmente i benefici per la Chiesa Cattolica. È come tutti quanti i papi, che usando il dettame di Gesù Cristo, che bisogna sempre ammaestrare il gregge e condurlo da qualche parte. Che cattivo che logicamente qualsiasi cosa è permessa, qualsiasi cosa può essere accettata pur di sottomettere le persone alla volontà del presunto Dio che non esiste, ma tutte queste violenze che vengono fatte vengono sempre fatte in nome e per conto e su un insegnamento sul modello di Gesù Cristo. Cioè, e io sono stanco di sentire che la gente dice sì, ma Gesù Cristo ha praticato qualcosa di bene della gente che l'ha tradito. Io magari trovassi i traditori di Gesù Cristo sarei ben contento. Cioè, se io trovassi un prete che dice io tradisco Gesù Cristo, lo considererei quasi un amico, lo considererei una persona onorevole, una persona che dà lì il coraggio. Eppure purtroppo tutti quanti sono fedeli alla lettera, alle parole purtroppo di Gesù Cristo. Così. Cioè, questa è la cosa terrificante. Perché c'è della gente che pur di stare dentro il gregge, pur di permettere questo, dice fa no, la Chiesa ha tradito il messaggio di Gesù Cristo. Ma questa qua è una menzogna, è un inganno, è una falsità che le persone utilizzano per rendersi schiavi e per non liberarsi e per non rendersi conto da dove viene il problema, perché finché uno non capisce da dove viene il problema, da dove viene il male, da dove viene l'errore, qual è l'origine soprattutto dell'errore, perché è inutile lamentarsi verso le manifestazioni che una persona ha avuto nella sua esistenza della criminalità dell'essere cristiani. È una cosa secondaria, non conta niente, perché se la persona si dice fa no perché un prete è stato buono e poi dice io credo in Gesù Cristo, va bene, quel prete è stato troppo buono con te, doveva essere ancora più cattivo. Cioè, perché vuol dire che non si è reso conto, esatto, di dove veniva l'ostacolo, da dove veniva la sua criminalità. E queste persone che dicono fa sì, i preti hanno sbagliato nei miei confronti e poi dicono che Gesù Cristo era un buono e io mi ricordo Gesù Cristo, sono delle persone che io reputo, diciamo, stupide, per allora, essere gentili, per dare una definizione corretta di questo. Spieghiamo un'altra cosa, un'altra volta ancora, se qualcuno non ha ancora capito, il nostro senso di combattere sia il macellaio di Sodoma e Gomorra, sia il pazzo di Nazareth, sia quelli che ne applicano i loro insegnamenti. Il paganesimo è relazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda. Se io riesco a limitare, meglio sarebbe eliminare, ma non mi illudo, non mi faccio illusioni, a limitare l'orrore della sottomissione, l'orrore del costringere bambini in ginocchio, il paganesimo risorge e non ha importanza con quali nomi verranno chiamati, esatto, gli dèi. Ma se io continuo a fare una apologia, chiamiamola così, del paganesimo, cioè continuo a ricordare Zeus, il buon uomo con la barba bianca, il paganesimo non mi risorge. Perché? Perché il male, la sottomissione del cristianesimo va sempre a distruggere nei bambini l'idea della libertà, l'idea dell'espansione, l'idea di essere un Dio. Per cui è inutile che io gioca a ai soldatini con tutti i dei pagani, quando la sottomissione vive in questo sistema sociale. Prima devo togliere la sottomissione. Se io riesco a limitare la sottomissione o creare l'idea che è necessario espandere l'individuo nel mondo, allora rinasce il paganesimo. E rinasce al di là che lo faccia io o che non lo faccia io. Cioè, una volta tolto l'orrore della sottomissione, l'orrore della strage, l'orrore del genocidio, il paganesimo rinasce. Finché il cristianesimo deve costruire il vuoto nelle persone, ma deve costruire le persone vuote, le persone annoiate, le persone che non hanno niente, per trasformarle in gregge. Cioè quello che è la distruzione dell'ego, no? Nel cristianesimo non è
la distruzione dell'egoismo, di quello che è egoista, ma la distruzione di quello che riafferma io esisto, io sono. Questa è la distruzione, perché così diventa pecora, esatto, del gregge. Io non sono più io che determina la vita, ma sono parte di un gregge che va verso il macello. Questo è il... Se io non rimuovo questo, tutto il resto non ha senso. Discorsi politici, sociali, qualunque cosa non ha senso. Ricordate voi, per questo noi continueremo a pestare là, perché quello è il momento centrale e principale della vita. I nomi degli dèi ve li dirò dopo vi parlerò dei figli di notte, ma questo appartiene al nostro sentire. Possono tranquillamente risorgere gli dèi, non ha importanza il loro nome. Sì, no, ma difatti il discorso, se qualcuno dice, fa no, ma perché al di là delle circostanze, dell'ambiente, del sistema, le persone sono quello che sono. Non è vero, cioè, nel senso, anch'io non sono condivido questo, perché logicamente io sono quello che sono e ci sono degli persone che possiamo definire eroi, poi sul termine eroi bisogna anche intendersi. Esiste uno spirito di eroismo nella realizzazione di se stessi, che persone anche in situazioni estreme, come quello, ad esempio, che si può verificare in una situazione cristiana, riescono a realizzare se stesse. Però la fatica, l'energia che quelle persone impiegano è moltissima, perché un discorso è dire a uno corri per un chilometro e corri senza nessun peso, un discorso è dire a uno corri per un chilometro con 100 kg addosso, esatto, e di conseguenza voglio vedere se lui è capace di percorrere quel chilometro, quando avrebbe questa caratteristica. Allora il condizionamento del sistema è un condizionamento che purtroppo esiste. Ci saranno delle persone che saranno così eroiche che riusciranno a rifare il percorso che si erano prefisse, ma con uno sforzo di energia, con uno sforzo di volontà, con uno sforzo inutile che potevano benissimo non avere. Cioè, di conseguenza, allora, questi condizionamenti che vengono da un sistema politico, religioso, soprattutto religioso, vanno tolti, proprio perché impediscono anche alle persone che sono in grado di realizzarsi in una maniera giusta. Si può fare un percorso di stregoneria anche in un campo di sterminio, anche in un campo nazista si può impostare un percorso di stregoneria, però è di una difficoltà immensa e la quantità di cadaveri che ci si porta presso è enorme. Cioè, per uno che ce la fa, sono tutto il resto cadaveri. Ma perché pensare di fare un percorso di stregoneria in un campo di sterminio, quando possiamo riversare la libertà degli uomini, la libertà degli individui nell'intero sistema sociale e favorire migliaia e migliaia di altri percorsi e di altre trasformazioni, capacità di trasformare la morte al corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Cioè, rinunciare a questo significa rinunciare ad ogni percorso di stregoneria, in realtà. Sì, ma d'altronde tutti quanti i paganesimi sono stati sempre attenti ai sistemi sociali, cioè nel senso che tutti quanti i paganesimi non sono tanto manifestati quanto forma religiosa o teologica o dottrinale, ma come capacità di organizzare una società, di vivere una società. Certo. E tutti quanti i principi religiosi di ogni paganesimo sono stati sempre motori di civiltà, di cultura e di benessere. Noi abbiamo tutto quanto, ad esempio, l'esempio contrario nel monoteismo, che basta, di fronte ad esempio a una scoperta scientifica si pone il dubbio, il dramma, o la Chiesa questo non è ammesso. E abbiamo il caso ad esempio dell'aborto, abbiamo il caso ad esempio, cioè, di preservativi, cioè, anche la genetica stessa. Sì. Beh, d'altronde, se qualcuno ha fatto una vignetta e ha detto quanto il contributo della Chiesa cattolica alla codifica del genoma umano è stata la rivelazione della scatola di Fatima, questo è il contributo dato ne parleremo dopo anche di questa porcata, sì, di questa cavolata del terzo segreto di Fatima. Sì, ma difatti questo è il contributo che ha dato, nel senso che in tutti i paganesimi la religione non è mai stato d'ostacolo alla conoscenza dell'individuo. Cioè, un individuo che andava a scoprire qualcosa, a conoscere qualcosa, non aveva neanche il concetto di posto di problema, ma piacerà o non piacerà la mia divinità? Rientrerà questo nella mia religione o andrà in contrasto con la mia religione? Cioè, nel senso, questi principi che noi ci dibattiamo da 2000 anni, cioè da 1500 anni, che ci dibattiamo continuamente, e che sono importanti dal punto di vista etico, cioè ad esempio sull'uso delle medicine, basta pensare ad esempio alla polemica che c'è per la pillola del giorno dopo per caso dell'aborto, sì, cioè nel senso, pazzesco, che sono problemi religiosi, sono drammi, cioè nel senso guerra di religione, e quando ad esempio non si va per niente a dire, vabbè, le ragazze che utilizzano la pillola del giorno dopo anche non hanno avuto un'educazione sessuale, perché per la Chiesa cattolica è sessuofoba. Esatto. Cioè, di conseguenza si fa di tutto per nascondersi i veri problemi, e la Chiesa cattolica fa di tutto per impedire alle persone di affrontare le cose. Basta pensare ad esempio alla guerra di religione che c'è stata in Italia, quel discorso ad esempio della fecondazione assistita, quando è un problema che dal punto di vista numerico e quantitativo, se voi andate a leggere le statistiche mediche, è un infinitesimo di
ma cioè, è un su percento, sarà 2-3-4%, capito? Di conseguenza, dal punto di vista quantitativo, non è che tutti quanti, quando c'è la legge della fecondazione assistita, vanno a fare la fecondazione assistita. Cioè, è un problema che riguarda pochissimi casi di infertilità, eppure perché c'è un principio religioso assurdo e perverso come quello monoteista, diventa una guerra di religione. Poi ricordate sempre che quando c'è principi religiosi monoteisti, tipo questo qua della fecondazione assistita, la Chiesa Cattolica non dice chi crede nel cattolicesimo, chi crede in me, non deve usare la fecondazione assistita. No, dice tutti gli altri non devono usare la fecondazione assistita. Cioè praticamente impone il macellaio del suo Dio e quell'urido maiale che ha messo in croce a tutte le altre persone, e che è vergognoso. Cioè è un atto di guerra, ma di guerra morale, di guerra etica le altre persone. Cioè, siccome tu hai un'altra fede, un altro credo, un altro modo di porti la vita, no, tu ti devi mettere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e a quelli che io ritengo siano i suoi principi, e che è di una vergogna immane. Cioè, basterebbe questo per condannare veramente la Chiesa Cattolica. Vabbè, siamo per la cosa, comunque i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, c'è sempre tempo, ricordate, c'è sempre tempo. Sì, no, ma infatti è significativo, cioè quando noi diciamo queste cose non sono cose del passato. A me, l'ho anche ripetuto, ho detto alcune volte, mi è successo il caso che di fronte a un dibattito con un monsignore mi ha detto, sì, dobbiamo lasciarli liberi di pensare, di parlare, perché lo disse anche il Papa, cioè nel senso che io ero libero di parlare, di dire, perché il Papa l'aveva ammesso che era possibile questo. Cioè, e dei cattolici nessuno ha trovato la solidità, anzi sì, è giusto, perché se il Papa dice che questi possono parlare, lasciamoli parlare. Sì. Non perché fosse un mio diritto, una mia possibilità, che poi, cioè, il fatto di parlare, di esporre una tesi, non è un atto sovversivo o criminale come lo fanno loro col discorso delle loro strutture religiose. Cioè, nel senso, no, tu puoi parlare non perché ti hai il diritto di parlare o di manifestare il tuo pensiero, ma perché il Papa te lo concede. Comunque sai che volevo fare un paio di lettere, una al Consiglio Superiore della Magistratura, una alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e un'altra direttamente al Presidente della Repubblica e al Ministro di Grazia e Giustizia, chiedendo che i consiglieri della Corte di Cassazione, in base ad una sentenza precisa che definiva la cosa fattibile o comunque tollerava la cosa, venissero vestiti da leproti e venissero usati per far allenare i cacciatori. È una cosa, siccome la nostra Costituzione, che qualcuno lo sa, sembra che neanche qualche magistrato lo sappia, dice che ogni principio, ogni sentenza deve essere uguale per tutti. E non si sa bene cosa significhi uguale per tutti, cioè se gli immigrati possono essere vestiti, cioè se un magistrato ritiene che non sia offensivo dire agli immigrati vestiti da leproti per allenare i cacciatori, che per la nostra Costituzione non è offensivo nemmeno, riferendosi a quella sentenza, dire ai consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura vestiamoli da leproti per allenare i cacciatori. Cioè le due cose sono uguali, cioè, pur cambiando i soggetti, cioè non siamo una monarchia dove qualcuno è esentato dalla legge o è fuori dalla legge. Cioè, se una cosa del genere vale per gli immigrati, vale anche per il Consiglio Superiore della Magistratura, vale per i parlamentari, vale per qualunque altra categoria. D'altronde, sai, quando esiste un principio giuridico che viene intromesso in un sistema legislativo, è sempre un precedente giudiziario. Di conseguenza, quello è un qualsiasi meccanismo che tu introduci è sempre una bomba a tempo, esatto, che può esplodere nel momento in cui meno te l'aspetti. Infatti, no, e con una manifestazione. Non ho fatto le lettere perché il Candiani ha fatto ricorso contro la sentenza assolutoria, per cui staremo a vedere, però sarebbe stato da fare, insomma. Vabbè. Cosa volete fare? L'istinto di uguaglianza attraversa gli uomini, occidente. Che diciamo, due sì, tre cose. Sì, beh, allora è una cosa. Volevo ricordare, appunto, stiamo appunto parlando del discorso del monopolio che ha sulla cultura il monoteismo cristiano in Italia, e c'è una bellissima vignetta sulla Repubblica di ieri in cui Altman diceva, c'era una persona che ragionava, dice, l'antitrust non ha nulla da dire sulla Chiesa Cattolica, cioè nel senso che quando si parla di monopolio, anche questa è una forma di monopolio. Passando a cose, diciamo, diverse, allora ricordiamo, visto che c'è tempo ancora di fermare l'8 per 1000, l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, non datelo assolutamente, a meno che voi non siate masochisti, e insomma, se uno è masochista, non impediamo di firmare, noi chiediamo non pagare le fatture che acquistano 800 macette, questo chiediamo. Sì, il problema, sai, è che oltre che con quello cosa vanno a costruire, cosa vanno a edificare, cosa vanno a pensare. È simbolico, cioè, sì, è per estensione, no? Siccome è abbastanza grave la faccenda, capito? Sì, sì, no, ma se qualcuno è abituato a pensare che l'Africa sia lontana, cerchiamo di ricondurre il problema
sull'Italia dove viviamo. Ah, c'è la condanna di un frate che, dove una vedova si è rivolta per andare a aiutare in Sierra Leone, è stata violentata o comunque dal frate di Mestre. Ed è stato condannato a 1 anno e 2 mesi, cioè niente, e il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione. È un'opera di Dio. Siamo veramente forse sei dato l'ispirazione divina, non si sa mai. Forse si credeva allo Spirito Santo e un attimo di trasporto, sai, come gli attori che si medesimano da una parte, si credeva allo Spirito Santo, di conseguenza probabilmente non era conscio non era conscio di quello che faceva. Il trasporto divino è chiaro che però io non ce l'ho col frate, cioè diversamente da chi fa cose di questo genere. Quello che io uso queste notizie di fonte giornalistica per sottolineare come la concezione di un cattolico sia di possesso rispetto agli altri individui, cioè gli altri individui sono solo oggetti di possesso, bestiame da sottomettere e da usare. Questo a me mi interessa dimostrare, cioè quello che io affermo come risultato di analisi dei loro vangeli, dei loro comportamenti, mi interessa sottolineare con le notizie giornalistiche che ancora oggi questo è ed è frutto della loro indicazione di questo. Basta pensare soltanto allo scandalo non molto distante nel tempo dell'Armata Bianca, appunto all'Aquila, in cui si impegnavano così fortemente verso delle persone che non erano ancora nate, che non esistevano, e poi il comportamento è stato la magistratura di quello che avveniva verso le persone reali, cioè di conseguenza la difesa di un diritto inesistente, di una persona inesistente, però, rispetto a una persona che fisicamente esisteva e viveva. Se tu hai notato, i preti a Palermo hanno denunciato che stupravano i bambini loro. Peccato che la polizia che abbia detto quella denuncia pubblica che hanno fatto, ci hanno mandato in culo tutte le indagini. Certo. E allora a sto punto, data quelle affermazioni della polizia, cos'erano quelle esternazioni pubbliche? Intanto per un po' di pubblicità, questa è sicura, noi lo abbiamo denunciato e pararsi il culo. E poi cosa c'è sotto? Sì, sai, aspettiamo la prossima. Sì, ma forse forse converrebbe in certe cose queste cose sempre pensare male, perché giustamente, stranamente, la polizia ha avuto il coraggio di dire ma questi hanno rovinato le indagini, che significa che un comportamento del genere penso che sia più lesivo per le vittime della pedofilia. E non vedo perché dovresti uno farsi bello con dei comportamenti quando qualcun altro potrebbe, diciamo, controllare o meglio. Sai, certe volte a pensare male ci si azzecca sempre. Sì, vero. Qualcuno dice Ma anche tra le ragazze che hanno ammazzato la suora, sembra oggi da una subnotizia, cioè le ultime due righe, girano voci sataniste. Cioè, di un rito satanista fatto. L'hanno già smentita oggi. Ah, l'hanno già smentita? Già smentita, sì. Ecco, comunque ti ricordi che anche a Foggia era la stessa cosa, anche a quella ragazza qua era la stessa cosa. Ma la cosa, sul gusto delle tre ragazze, perché qualcuno logicamente, tipo quelli che faranno ricerche sulle sette, diranno la magistratura non ha trovato niente satanista, però perché erano talmente bravi. Però si trovano sempre i cattolici e le parrocchie. Esatto, sì. Però sì. Le altre cose, no? No, ma sai, quelli che dicono sulle sette, perché erano talmente segrete, sono state talmente condizionate, talmente occulte, che la cosa è venuta fuori. C'è qualche esperto di sette che sicuramente dirà questo. Senti, Francesco, parliamoci fra me e te, visto che ci parliamo. Queste erano tre ragazze minorenni, interrogate dalla polizia. Io gli interrogatori della polizia li ho fatti, non sono la stessa cosa, cioè sicuramente hanno fatto un altro interrogatorio. E a meno che non hai delle grandi motivazioni esistenziali veramente forti, hanno tecniche di interrogatorio che ci vanno fuori tutti, o quasi tutti. Naturalmente avranno i guanti di velluto per alcuni, e gli altri sono molto più duri, cioè. Però insomma, questi qua erano tre minorenni, non sono persone che avevano motivazioni esistenziali. Effettivamente, sai, la cosa più strana che sussiste in questa inchiesta ci sono delle stranezze, cioè, dato se fosse vero che sono andate queste ragazze a uccidere la suora, da quello che si sa, queste conoscevano la suora, l'avevano frequentata, ci avevano parlato assieme. E sembra, da quello che si dice, che dopo un po' che queste ragazze hanno frequentato la suora, abbiano deciso di ucciderla. Cioè, adesso, perciò, mi sembra strano questo comportamento, io non vorrei che qualcosa venisse fuori. Io penso che come sempre ci sia, sai, è sempre facile trovare un capo espiatorio su cui imputare le cose, poi un capo espiatorio così debole sicuramente non trova grandi difensori. E poi tutti quanti, sai, hanno l'interesse che queste cose vengano coperte e che la vittima venga fatta passare per una santa.
però dico, sono, cioè, se si andasse a fondo forse non so cosa verrebbe fuori. Comunque, secondo me, io sono convinto che verrà fuori indubbiamente qualcosa. Sono diffidente che venga nascosto, eh. Pur avendo un grande disprezzo per certe istituzioni, ho comunque una fiducia da, su queste cose, sicuramente dopo verrà coperto, verrà manomesso, però tutto sommato vedo che su queste cose non hanno mai barato più di tanto, almeno fino ad oggi. Sì, dopo magari se sei il disgraziato che fa lo stupro gli danno 20 anni, se è il prete gli danno 2 anni, va bene, però le cose si vengono a sapere, insomma. Cioè, comunque, se anche fosse vero che sono andate loro, c'è da chiedere qual è stato veramente la vera molla, perché li hanno portato a fare questo. Penso che se lo chiederanno, anche perché entreranno psichiatri, entreranno sicuramente verremo a sapere, cioè. Ti ricordi, i ragazzi di Foggia ne hanno fatte di tutti i colori, per un anno sono andati avanti a dire sei satanisti, se questo, se stato. Tirando fuori anche il culto di Cibele, tra l'altro. Sì, il culto di Cibele. No, di Iside. Vabbè, facciamo gli ultimi, allora, Enrico. Le ultime cosette, poi io faccio un piccolo annuncio. Allora, Francesco adesso dirà delle iniziative, perciò. Dopo io vi faccio l'ultima lettura dell'analisi di Esiodo. Dopodiché, per luglio e agosto, vi faccio Gesù di Nazareth, il bastonatore. Cioè, faccio un po' di lettura dei Vangeli. Perché? Perché faccio una fatica tremenda andare avanti. Internet mi ha un po' bloccato i lavori. E ci tengo a finirlo abbastanza bene, per cui con questi mi recupero quasi 2 mesi di tempo di trasmissioni, e il primo settembre, il primo giovedì di settembre riprendo Esiodo, per cui penso che come sia accettabile, no? Per cominciare verso il 7 di settembre, che c'è la Madonna di Montebellico l'8 a Vicenza, così per cui vi farò Gesù di Nazareth, il bastonatore, cioè le ordini di torture per le persone che non si possono difendere, che arrivano dai Vangeli, con letture dei Vangeli. E oggi però vi farò I figli di notte, che è secondo me uno dei più spettacolose quadri di creazione. Adesso però lascio la parola a Francesco. Ecco, cose e dopo appunto lasciamo partire Claudio. Allora, io ricordo una cosa che non ha a che fare con la trasmissione e con le tematiche che noi portiamo avanti, cioè questo voglio che sia chiaro, però siccome tutte le iniziative che dimostrano una certa intelligenza vanno incoraggiate, però voglio ricordare che domani sera alle 20:30 Biblioteca Comunale di Sandrio ci sarà Roberto Guerra che presenta il suo libro I Veneti prima dei Romani. E di questo libro, che io non l'ho letto, ne ho parlato in una riunione dell'istituto, e chi l'ha letto ha detto che è un buon libro dal punto di vista storico. Perciò chi è interessato a una tematica puramente storica, che ha a che fare con la storia locale, che ha interesse appunto a sviluppare da un autore che dal punto di vista storico ha curato le cose, e vuole conoscere sia l'autore, sia la tematica, sia il libro, lo do appuntamento domani sera a Sant'Arrigo in biblioteca comunale alle 20:30. Passiamo alle altre iniziative che hanno a che fare più con questa trasmissione. Allora, le iniziative di Radio Gamma 5 e Marostica. Allora, venerdì 7 luglio c'è una conferenza con Saraglia, con una tematica che già conoscete l'autore, che non ha a che fare comunque con questa trasmissione. Passiamo ad altre conferenze che invece hanno a che fare con le nostre tematiche e con i nostri interessi. Marostica, via Montello 66, ex dell'Indietta regionale Veneta, venerdì 14 luglio. Ricordiamo i nostri padri pagani, confronto sui megaliti col professor Silvano Lorenzoni. Allora, venerdì 14 luglio, ore 20:30. Venerdì 21 luglio, ore 20:30, paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, e il relatore è il nostro mio Claudio Simeoni. Venerdì 28 luglio, ore 20:30, stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano, e sempre il relatore Claudio Simeoni. Perciò io vi do appuntamento a Marostica con queste date, poi le ricorderemo, via Montello 66, Marostica, ex dell'Università regionale Veneta. Non ho altro da aggiungere, lascio la parola a Claudio. Bene, allora io comincerò con I figli della notte. I figli della notte è un paragrafo secondo me molto importante di Esiodo, e fa parte di quei quadri della creazione che, dal mio punto di vista, nella teogonia esistono molti quadri della creazione, come se fossero staccati uno dall'altro, che vanno non a creare, che vanno a determinare le condizioni affinché gli esseri umani si sviluppino, sono diventati ciò che sono. Cioè l'essere umano, da ciò che è, si volge indietro e guarda le forze, guarda gli dèi, guarda tutte le combinazioni dell'esistente che lo hanno prodotto. I figli della notte sono una di queste.
E nei figli della notte, chiaramente noi abbiamo la notte intesa come assenza di luce, ma abbiamo anche la notte intesa come luogo da cui nascono le cose che ci producono paura, nascono le cose che ci danno timore, nasce anche la morte, nasce l'orrore, cioè la ragione vede nella notte la sua parte oscura. I figli di notte, è la seconda volta che troviamo notte nella Teogonia, non è un caso, ma una costruzione per analogia. Sono quelle operazioni descrittive che vengono fatte dal veggente, la prima notte che genera etere e giorno unendosi ad Erebo, mentre Gaia passa dalla coscienza di sé in sé e per sé a sostanza inconsapevole che si espande riempiendo il vuoto. Notte che troviamo non è notte della ragione, è l'oscuro che circonda la ragione, che la sconvolge e dal quale emergono fenomeni incomprensibili che fanno emergere in lei dei paurosi. Le guerre che la ragione mette a guardia dei suoi, le paure che la ragione mette a guardia dei suoi confini affinché l'essere umano, nel nostro caso, non prevarichi la descrizione e non colga dall'albero della vita eterna per vivere in eterno fuori dal controllo della ragione. La seconda notte deve essere letta dal punto di vista del veggente umano. La prima notte si unisce in amore e genera l'universo come noi lo conosciamo, dunque genera la vita. La seconda notte genera da se stessa i fantasmi che la ragione mette a guardia dei suoi confini, del suo descritto, le sbarre della gabbia entro la quale rinchiudere il divenire umano. Dall'oscuro della ragione emerge uno sconosciuto. Davanti a quello sconosciuto la ragione è sconvolta. Quale Dio gli appare? Ecco, Moros, il tenebroso, sconvolgente e malefico destino, un mostro impressionante, io non sapevo, io non credevo, afferma la ragione davanti ad eventi che distruggono il divenire dell'essere umano cui si erge padrone. La giornata era limpida, si poteva affrontare il mare con un legno leggero. Perché la tempesta ha travolto quel legno, portando l'essere umano a cui la ragione dava consiglio a diventare pasto dei pesci voraci? Il mare era calmo, la giornata era limpida, è Moros, generato da notte, che stravolge l'imbarcazione, è il destino malvagio degli dèi che portò l'essere umano, a cui la ragione dava consigli, che portò l'essere umano a diventare pasto per i pesci. Moros è il fantasma dietro il quale la ragione nasconde la propria impotenza, i consigli frutto della propria ragione per nascondere l'incapacità di guardare il tempo mentre viene incontro. La ragione si agia padrona dell'essere umano, ma incapace di padroneggiare lo sconosciuto che la circonda, nasconde la propria inadeguatezza dietro i propri fantasmi. Moros di questi è il Signore. Ker netta, Kere, associata a morte, altro non è che l'insieme della sequenza delle scelte soggettive che portano alla distruzione della coscienza di sé. Il destino, afferma la ragione, che porta alla tua distruzione. No. La sequenza di scelte che io ho fatto, che mi hanno portato alla distruzione. Dopo la prima scelta distruttiva, diventa semplice, quasi ovvio, fare la seconda scelta distruttiva. La distruzione non è visibile alla ragione. La distruzione non appare alla ragione come fine delle scelte. La ragione non ha progettato per, non ha progetto per il quale le scelte vengono fatte. La ragione vive l'attimo presente solo per quanto definito dalla sua descrizione. L'attimo presente, la scelta immediatamente conveniente, la scelta che non mette in discussione la ragione e la descrizione che l'individuo sta vivendo, il suo adeguarsi a quanto ha incontrato, come se quanto ha incontrato fosse l'unica cosa esistente, anziché l'unica descrizione che la sua ragione riesce a fare, il destino distruttivo, care. Quanto l'essere umano costruisce giorno dopo giorno e che la ragione imputa ad un ineluttabile nei confronti del quale lei afferma di essere disarmata. Non è vero. È un fantasma che la ragione ha innalzato a protezione delle sue scelte. Le scelte non le ho determinate io, ma il tuo destino, dice la ragione. Ker nera è associata a morte. Qui si tratta della morte, fine dei mutamenti, non la morte del corpo fisico che l'essere umano trasforma in nascita del corpo luminoso, in quanto figlio di Crono. Morte come cessazione dei mutamenti, morte come fine delle possibilità di quella coscienza di sé di diventare parte dell'universo, parte della costruenda futura coscienza di sé Gaia. Le scelte distruttive che la ragione imputa a Ker hanno il fine di annebbiare il sentire e l'intuire dell'essere umano che non ha saputo trasformare la sua ragione in uno strumento da mettere al suo servizio, imputando la causa del suo fallimento
alla fatalità distruttiva imposta da Care. Figlie di notte sono le Care, e le Care generò spietate nel darle pene. Perché spietate? Perché ogni scelta che un essere della natura compie incide sul proprio essere e sulle proprie trasformazioni, lo dilata nell'esistente, lo rende abile, sapiente, consapevole, oppure lo rende inabile, pavido, ignorante e inconsapevole. Ogni scelta che un essere compie, ogni azione trasforma il suo essere, l'azione successiva sarà figlia delle trasformazioni soggettive che le azioni precedenti hanno costruito l'essere umano. Queste sono le pene inflitte dalle Care, la trasformazione soggettiva dell'individuo quale prodotto della sua azione. Ed ecco la ragione a fermare: se non sei più in grado di compiere azioni coraggiose, se non hai conoscenza e consapevolezza sufficiente, se non sei in grado di affrontare quanto ti circonda, non è a causa della mia azione per impedirti di uscire dai confini che ti ho imposto. Dentro quei confini tu ti senti sicuro, attenta alle Care che potrebbero coglierti fuori da quei confini. Così, mentre l'essere umano è terrorizzato dai fantasmi che la ragione ha posto a guardia dei suoi confini, la ragione restringe sempre di più la sua isola descrittiva fino a distruggere nell'essere umano la consapevolezza dello sconosciuto in cui vive. Le Care sono vicine alle Moire, sempre generate da notte generato quanto la ragione ritiene oscuro, e costruisce i fantasmi per impedire all'essere umano di costruire il Dio che cresce dentro di lui e accedere all'Olimpo. Le Moire assegnano un fato, un destino, le figlie di notte e le figlie di Zeus. Di chi sono figlie le Moire? Nella teogonia sono figlie di notte e sono figli di Zeus e Temi, perché le figlie di notte sono i fantasmi che atterriscono l'essere umano, costringendolo a ripiegarsi su se stesso, lo costringono a rinunciare ad usare la propria volontà, costringendolo in ginocchio impaurito e cupo. Le Moire, figlie di Zeus, sono proprie dell'essere umano coraggioso, che non arretra davanti allo sconosciuto, ma lo affronta. È l'essere umano che non teme giustizia, ma la alimenta col proprio coraggio. Le figlie della notte, Cloto la chiesi a Tropo, che i mortali, appena sonnati, danno da avere il bene e il male, che di uomini e dei delitti perseguono. Né mai le dee cessano dalla terribile ira, prima d'aver inflitto terribile pena a chiunque abbia fallito. La traduzione parla di peccato anziché di fallimento. Infatti nella mia teogonia la traduzione parla a chiunque abbia peccato, però cercata la traduzione letterale abbiamo visto con mia figlia che il termine è fallimento, per cui valetta dalla terribile ira prima di aver inflitto terribile pena a chiunque abbia fallito. La traduzione parla di peccato anziché di fallimento, ma il termine peccato è tipicamente cristiano e non coincide con chi sta affrontando la vita come sfida. Preferisco il termine fallire. Figlie di notte sono pure biasimo e sventura. Quando le scelte dell'individuo non lo conducono là dove Eros lo spingeva, i fantasmi della ragione gli imputano il fallimento. Hai voluto seguire il tuo intuire, hai voluto seguire il tuo istinto e hai fallito. Sottomettiti alla ragione. Il biasimo della ragione è un feroce fantasma che aumenta costrizione sull'essere umano, impedendogli di riprovare ancora, magari fallendo, ma accumulando esperienza per affrontare l'infinito. Ed è lo stesso per sventura. La ragione lo costruisce come fantasma che nasce dalla sequenza delle proprie scelte. È pronta la ragione ad imputare ai propri fantasmi i suoi fallimenti, ed è pronta ad imputare all'essere umano i fallimenti quando pavido accetta di seguire il proprio intuire e la propria percezione, chiamando raccolti i suoi fantasmi affinché non provi ancora ad uscire dai suoi angusti confini. Da notte furono generati i campi di battaglia dei quali l'essere umano alimenta le sfide della vita. Da notte nacquero sonno e i sogni. Da notte nacquero le condizioni divine del vivere per sfida che ogni essere umano conducono là nell'infinito, quando pugnando con gli dèi li vince costruendo se stesso. Nel sonno si genera il sognare. Il sognare, riposo dell'essere umano, la sua rigenerazione. Il sognare, il sussurro degli dèi all'essere umano, il consiglio che supera i confini della ragione. Il sognare, un campo di battaglia dove le regole appartengono all'animo di chi lo attraversa. Da notte genera il grande campo divino della quotidiana contesa nella quale costruire la vita. Quanti dei neri l'essere umano deve domare affinché non si appropriano del suo cuore e delle sue azioni? Eppure solo domando questi dei neri l'essere umano si costruisce nell'infinito.
purtroppo un dio nero non siamo ancora riusciti a domarlo, quando uno di questi dei neri si appropriano del suo cuore e del suo braccio, egli è sconfitto. La sconfitta è la sua rinuncia all'infinito. Il primo fra questo è Nemesi. Maledetto l'essere umano che non ricorda, maledetto l'essere umano che non, maledetto l'essere umano che dimentica, scusate un attimo, faccio un verigolamento. Maledetto l'essere umano che dimentica gli sforzi che altri esseri umani compirono per permettergli di essere ciò che è. Maledetto quell'essere umano che non ricorda quante sofferenze furono necessarie affinché egli fosse ciò che è, consentendogli l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Chi non ricorda è destinato a cominciare dall'inizio, è destinato a non sentire il respiro del mondo che lo circonda. Chi non ricorda lastrica di ben triste pietre la strada del proprio cammino. Nemesi toglie il ricordo, ma alimenta il ricordare all'essere umano che la fa prigioniera del suo intento, legandola a sé con la volontà proiettata nell'infinito. Quando Nemesi si appropria degli esseri della natura, li distrugge, impedendo loro il cammino nella vita. Ancora tre figlie terribili di notte, inganno, amore e vecchiaia rovinosa. Soggiacere a questi dei, alimentare questi dei significa distruggere se stessi. L'essere umano che si fa inganno per affrontare la sua quotidianità altro non fa che alimentare l'impotenza del costruttore. Chi si fa inganno si appropria degli esseri umani e pone le basi per la distruzione della vita. E chi risolve la propria vita in amore, chi fa dell'amore il fine della sua vita, chi piega il suo intento per far di amore scopo e fine della propria esistenza, fa di uno strumento bello ad usarsi e piacevole a viversi il fine della propria esistenza, distruggendo in esso se stesso. Inganno sussurra alle orecchie dell'essere umano la facilità attraverso la quale vivere appropriandosi di esseri umani, e amore sussurra nelle orecchie dell'essere umano il piacere, illudendolo come il piacere sia scopo e fine della sua esistenza. L'essere umano che sconfigge questi dei li riconosce, costringendoli a svelare il proprio volto. L'essere umano fa sgorgare gli dèi dal proprio cuore, mettendoli al suo servizio e impedendo loro di imporsi sull'essere umano. Ed è in questo modo che l'essere umano evita vecchiaia rovinosa. Che ne è dei suoi inganni quando non ha la forza per alimentarli? Che ne è di amore quando vecchio e stanco sente le membra senza forza? È vecchiaia rovinosa che lo coglie mentre stanco racconta con nostalgia i bei tempi antichi quando portava inganno lui, furbo e astuto, imponendo ad altri che non si potevano difendere, e quando coglieva amore lui, forte e virile. I bei tempi antichi che per lui oggi sono vecchiaia rovinosa, padrona del suo cuore e del suo sentire, può solo ricordare per scacciare la disperazione del presente. Notte genera contesa. Contesa si appropria dell'essere umano, lo costringe a combattere se stesso per affrontare la sconosciuta notte della vita, giungendo, quando sorretto da un cuore coraggioso, ad affrontare le esperidi, anch'esse figlie di notte, e cogliere i pomi auri della conoscenza, della consapevolezza e del divenire dell'infinito. La sconosciuta notte genera da se stessa condizioni necessarie alla trasformazione degli esseri della futura natura, genera le condizioni e le forze che misureranno gli esseri, costringendoli alla trasformazione e a combatterle. Contesa necessita della compattazione degli esseri mentre germoglia nei loro cuori, ed essi si misurano nella loro quotidianità per costruire se stessi. Combattetevi nella contesa, perché io contesa ho nel grembo doni rovinosi per chi non si compatta e non fa di contesa relazione attraverso la quale costruire la propria vita. Doni rovinosi, dei violenti che si appropriano della nostra vita distruggendo il nostro divenire. Sottraetevi a contesa, senza contendere, e calerete i miei figli nel vostro cuore. Per Prometeo, contesa, contesa, t'avessero ascoltato gli antichi padri, quando minore sarebbe stato il sangue versato e le lacrime per il dolore, mentre guardavano impotenti quella croce maledetta avanzare verso di loro. Così i figli di contesa calarono nel cuore, e la croce impose loro di calare i figli di contesa anche nel cuore dei loro figli. Gettarono acqua sulla testa, ma è ferro rovente che brucia e distrugge l'ardore della loro anima. I figli di contesa si impadronirono degli esseri umani.
Contesa generò pena dolente, oblio, fame e dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordi e inganni e discorsi e ambigui discorsi, anarchia e sciagura che vanno congiunte fra loro e giuramento che agli uomini della terra grande sciagura reca quando qualcuno di loro, volendo, spergiura. Agli esseri umani non rimase altro che supplicare. Così i figli di Contesa si impossessarono ancora di più dei loro cuori. Impotenti, non generarono contesa dentro di loro. Impotenti, non scacciarono i suoi figli facendosi contesa contro di loro dalle società degli uomini. Così gli esseri umani non giunsero nelle terre delle Esperidi e non sfidarono il grande serpente della vita. Supplicavano acqua per placare il dolore che i figli di contesa imponevano loro. Gli esseri umani supplici non giunsero mai nel luogo in cui le Esperidi costruivano i pomi aurei della conoscenza e della consapevolezza, né colsero mai dall'albero della vita eterna. Notte, senza giacere con nessuno, determinò le tensioni divine attraverso le quali gli esseri umani della natura diventarono dei. Notte, senza giacere con nessuno, generò i grandi campi della sfida del divenire umano. Così fu sogno. Così fu la sfida dell'essere natura, notte, senza giacere con nessuno, generò il fine della vita degli esseri della natura, cogliere i pomi aurei della conoscenza e della consapevolezza. Notte, dea madre di dei, notte, l'oscuro della ragione, notte che circonda ragione, notte, futuro che genera il presente. La sfida a notte è la sfida per la costruzione della vita. Non sfidare notte e i fantasmi che da essa trae la ragione per costringere l'essere umano all'obbedienza significa alimentarli, santificarli, imporli per distruggere il tempo che si fa incontro all'essere della natura. Bene, qualcuno, io ho finito con il filo della notte, qualcuno mi ha detto che io ho strappato la poesia ad Esiodo, ed è vero, cioè il mio scopo è quello di far comprendere come gli dèi e come anche gli dèi terribili, tipo i figli di contesa, pena dolente, oblio, fame, dolori, lotte, battaglie, delitti, siano dèi reali, siano dèi che hanno dei distinti, che hanno un fine, che hanno delle tensioni che si sviluppano e che noi, se non sappiamo combatterli e se non sappiamo generare questi dèi dentro di noi, noi siamo effettivamente distrutti, cioè siamo veramente in ginocchio. Pertanto io strappo sì da poesia Esiodo, ma questo è il modo per far rinascere gli dèi. Ricordatevi che l'essere umano è un aggregato di batteri, cioè i batteri un tempo, tanto tempo fa, si misero assieme per costruire un essere umano, cioè non è esattamente così, comunque tutti gli esseri della natura sono degli aggregati di batteri che rinunciarono alla propria indipendenza per costruire una coscienza più grossa. Bene, e questi batteri hanno rinunciato a qualcosa di loro per costruire qualcosa di più grosso, non hanno rinunciato a qualcosa di loro perché l'essere umano si mettesse in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e per fare questa operazione intervennero gli dèi. E gli dèi sono dentro di noi, cioè sono forze che generano noi stessi e sono forze esterne di noi che ci chiamano. Per questo noi vi diciamo sempre che per noi è importante sottrarre l'essere umano dalla posizione in ginocchio, per noi è fondamentale far sì che il cristianesimo, far sì che gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra non si impongano ai bambini, perché in questo modo noi strappiamo la poesia d'Esiodo per far rinascere gli dèi per ciò che erano. Noi li riconosciamo e possiamo indicarli per la costruzione del nostro e del loro potere, cioè possiamo camminare assieme all'infinito. E questo, per cui, per rendere Francesco qua presente davanti a me, devo levar via tutte le leggende su Francesco, perché Francesco diventa davanti a me. E così, per avere Notte, per avere Prometeo, per avere Zeus, per avere Era, per avere Gaia, devo levar via tutte le leggende per renderla per ciò che è. Dopodiché, quando noi avremo un grande campo di vita, potremo vivere tutte le leggende che vogliamo, perché noi camminiamo assieme agli dèi. Questa è la mia operazione.
Questo è il mio atto di stregoneria, per questo, e per questo motivo mantengo questo ritmo, per questo motivo c'è l'intensità che ogni frase si potrebbe scrivere un capitolo, per questo motivo o fate un, si chiama full immersion, o fate un full immersion nelle mie letture, oppure non ci capite niente, perché io costruisco libertà, non è che sto qua per dire seguite il mio gruppo, seguite quello che noi facciamo, che noi, non so, vergaemo chissà cosa. Noi ci interessa soltanto far ritornare gli dèi per quello che erano, per farli camminare assieme a noi. Bon, Francesco, ho concluso questo pezzo in Esiodo, spero che sia stato abbastanza chiaro. Sì, no, quello sì. No. Anche perché Esiodo, sai, è una delle letture basilari dal punto di vista della lettura classica, perciò va sempre portata avanti, va sempre utilizzata e va sempre recuperato qualsiasi cosa che sia un passato che dimostri che non c'è monoteismo, perché già abbiamo gente come professore, come un certo Giovanni Reale, docente della Cattolica di Milano, specializzato nella falsificazione di testi antichi pur di dimostrare che l'unica realtà possibile è quella del Dio cristiano, di Gesù Cristo, e che tutto quanto il mondo gira intorno a questa affermazione che secondo cui tutto veniva preparato per quel criminale di Gesù Cristo. E di conseguenza è importante andare sempre a recuperare delle cose e dargli la giusta interpretazione e che possano servire per l'epoca contemporanea. Per questo è un lavoro importante. Logicamente, se la scuola abituasse più facilmente a ore di lettura, a capacità di critica e meno a ore di religione, penso che anche la lettura di Esiodo sarebbe meno difficile per molte persone. No, ma quella lettura che noi di Esiodo io sto facendo, no? Come del resto anche tutti gli altri testi fatti fino adesso, è una cosa abbastanza nuova anche per l'insieme, cioè nonostante le divinità espresse in Esiodo, no? E queste tutte divinità pagane siano considerate delle divinità molto allegoriche, cioè i figli di notte in realtà non sono persone, cioè non sono come la terra e il sole, che è palpabile, per cui già c'è l'idea che sono divinità allegoriche, ma sono divinità fuori, cioè sono divinità allegoriche che non servono assolutamente niente, potrebbero anche non essere delle divinità per quanto riguarda le cristiane, in realtà invece sono delle divinità vere su cui vai a costruire la vita, perché inganno, se tu cominci ad alimentare, se tu vivi ingannando, esatto, e fai dell'inganno un metodo della tua vita, ti porta in una direzione, e inganno ti chiama, ti dice è facile, guarda che va, meglio il culo, no, è facile fregarlo, cioè, per cui ti chiama ed è una divinità esterna che ti invita, infatti il cristianesimo non è che nasca perché un pazzo ha parlato, nasce perché prende tutto il peggio della vita, cioè tutte le cose peggiori della vita e le struttura e le spaccia come divine a cui chiede agli esseri umani di mettersi in ginocchio, questo è. Vabbè. Sì. Dimmi Francesco. Allora, se vuoi andiamo avanti con qualcos'altro? Sì, no, cosa c'hai sotto mano? No, ho un po' di cosette che possono essere interessanti. Se vuoi vediamo via un po' di rassegna stampa. Sì. Allora, che certe affermazioni siano solo nostre o che qualcuno si sconvolga, vabbè, vuol dire che probabilmente ascolta solo Radio Maria o legge solo l'Avvenire o Famiglia Cristiana.